Buonasera, cercando di centrarmi, un po' difficile per me che sia centrata, ma comunque facciamo il possibile. Aspetto che arriviate. Allora, metto gli occhiali, altrimenti non vi vedo. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, stasera sarà una diretta un po' speciale. Ciao Cri, poi ti chiamo quando è il momento. Dovevo farla il 14 di febbraio, ma ho avuto un contrattempo. Buonasera a tutti, ciao Roby, ciao Giuseppina, ciao, presto ci vediamo. E niente, la facciamo stasera. Ho avuto un contrattempo io, mi scuso. Ringrazio Anna ed Enrico per l'opportunità di poter parlare con voi. Stasera voglio far partecipare alla diretta anche due persone per me straordinarie, che considero amiche. Lo siamo diventate purtroppo in un momento un po' particolare. Siamo diventate perché tutte e due hanno perso comunque un figlio in un modo un po' pesante. Siamo diventate molto amiche. Una si chiama Adele e l'altra Cristiana. Cristiana, veramente ci siamo conosciute perché ho adottato da lei una gattina prima di Natale che mi ha portato su Alice, una delle sue ragazze più giovani. Ciao Antonella, ciao. Scusate un po' di tosse, ma ho un problema allo stomaco che mi crea questa tosse, perciò adesso poi mi passa. Ciao Ceci. Cristiana l'ho conosciuta perché gli ho adottato una gattina poco prima di Natale e poi lei ad aprile, grazie Anna, grazie. Ciao Irene. E gli ho adottato una gattina Felve perché io a Natale, ora c'è chi si regala un paio di scarpe, io mi regalo un gatto Felve. A Natale quasi tutti gli anni me lo regalo. E Alice me l'ha portato, poi ad aprile lei purtroppo ha avuto questo dolore. Ringrazio Enrico che per me è una persona straordinaria, non l'ho mai detto, ma a parte l'affetto che provo nei suoi confronti, siamo amici da qualche anno, ma lo ritengo una persona straordinaria. Ciao Elena, lo ritengo una persona straordinaria perché ha una dignità incredibile. E per me non l'ho mai sentito lamentarsi, nonostante ne avesse tutte le difficoltà e tutte le ragioni. Perciò, Enrico, ti voglio bene. Allora, stasera faremo entrare Adele. Ciao Siaga, ciao amore, tra un po' ci vediamo. Tra un po' ti vengo a trovare. Farò entrare prima Adele, poi racconterà la sua esperienza con me, la sua esperienza del dolore che ha vissuto. E poi, ciao Adele, e poi facciamo entrare Cristiana quando finisce Adele, così parliamo in tre stasera. È bello sentire anche le storie, degli altri, è molto importante. Poi vabbè, racconteranno l'esperienza con me, i messaggi che sono arrivati. Ciao Monica, ciao Grazia, ciao Gianna, vi saluto tutte, Elisabetta, ciao, ciao, ciao Grazia, ci vediamo tra un po', ciao Raffaella. Ringrazio perché siete già in tanti, grazie mille, è una soddisfazione avervi qua e parlare insieme. Ciao Angela, ciao Camilla, ciao. E niente, parleremo sempre comunque del solito argomento perché oltretutto, ciao Gina, tra un po' ti abbraccio, ciao Rita, e parleremo sempre del solito argomento anche perché ci sono tantissime cose da dire, no? Su di loro, sugli angeli, sui nostri cari. È sempre un argomento molto bello per me e sereno. Tutti i giorni capitano delle esperienze meravigliose, tutti i giorni sono delle esperienze straordinarie. Ciao Claudia, ciao, ciao Salvatore, ciao, ciao Giovanna, vi saluto tutti. Allora, sapete che io sono sempre la solita casinista. Ciao Lucia.
Perciò cerco di far entrare Adele, così intanto ve la presento subito, poi dopo commenteremo alla fine, no? Se commenteremo sia Adele che Cristiana. Facciamo entrare prima Adele e poi Cristiana. Allora, vediamo un attimo se riesco a vedere. Vi mando l'invito. Delle grandi, niente, non riesco da così, no. Allora Adele, richiedi, fai tu la richiesta e io te l'accetto. Facciamo come abbiamo fatto oggi, così siamo sicuri che riusciamo a farti entrare. Ciao Simona, ciao Monica, intanto vi saluto. Dov'è Adele che non la vedo? Ciao Enrico, ciao, ciao, ciao. Adele, se mi mandi la richiesta, poi te l'accetto. Ciao Giusy, ciao. Panciona, come stai? Tra un po' ti vedo, tra un po' ti vengo a trovare. Allora, sto aspettando che arrivi Adele. Se non riesce a entrare lei, facciamo entrare Cristiana. Ciao Speri. Non vedo la richiesta. Ciao Alice, ciao. Spero di vederti quando vengo giù, eh. Adesso tra un po' ci vediamo, ad aprile ti vedo. Non mi è arrivata la richiesta, Adele. Aspetta, eh. Aspetta che forse mi è arrivata. Vediamo, mostra tutte e quattro. Ok, aggiungi. Ok, tra un po' vediamo la nostra Adele. Sta arrivando. Eccola! Ciao Susi, ciao, Ciao! ciao Ciao! Susi, ciao, buonasera, buonasera Ciao, ciao! a tutti, buonasera anche ad Enrico e ad Anna che con questo programma permettono appunto tutte queste cose che ci fanno tanto bene al cuore, specialmente vedere te Susi, è una cosa veramente, lo sai che come ti dico sempre, io ormai sopravvivo solo per i giorni in cui posso venire da te e avere i Grazie. messaggi dal mio Davide, perché è una cosa troppo atroce quella che è successa, quella che succede a tutte le mamme, insomma. E devo ringraziare veramente chi mi ha messo sul tuo cammino. Infatti Grazie, grazie. anche Davide, se ti ricordi, aveva detto in un messaggio, ringrazio Silvia che ti ha portato da me. Perché Poi appunto non me li ricordo, poi dopo, a parte che me li hai scritti, adesso li metterò anche sul mio libro, appena riuscirò a scriverlo, perché sono veramente piena, sono veramente presa e ho un sacco di gente che ha bisogno, perciò devo avere anche il tempo per poterlo scrivere, ma ci saranno poi nel mio libro tutti i messaggi dei ragazzi, no? Non vediamo l'ora di leggerlo, Adele. Racconta un po' come se n'è andato Davide. E come ci siamo incontrate, come sì, la tua esperienza. diciamo che pochi mesi dopo che Davide se n'è andato, appunto in cura da psichiatri, bottiglie di medicine che ti fanno sempre male e basta, c'è stata Silvia, una mia nipote che prima abitava a Borgonovo, che mi ha parlato di te. Mi ha detto, guarda, io so che a Borgonovo c'è questa signora, se vuoi ti prendo un appuntamento. Infatti è stata lei a prendermi il primo appuntamento il 22 di giugno. E onestamente io ricordo quel giorno, a parte che tutto il tempo che sono stata lì da te ho continuato a piangere disperata. Eri disperata quel giorno, eri proprio disperata.
Sì, beh, disperata lo sono sempre perché quella, però quel giorno, cioè sentirti parlare, le cose che hai detto, cioè mi hai fatto capire. Allora, io da Davide ricevevo già tanti segnali, tipo trovare i cuoricini, trovare delle cose, però tu mi hai proprio fatto capire che Davide è vivo, è vicino a noi e ci ascolti in ogni momento. Io mi ricordo perché io ho trascritto tutti i tuoi messaggi che tu mi dai, tutti gli incontri, li ho trascritti tutti e me li rileggo. Mi ricordo ancora quel giorno quando ti sei appunto, diciamo, concentrata, mi hai dato una descrizione di Davide, c'è un ragazzo sui 25-30 anni, un bel ragazzo, moro, bello, e poi mi hai detto si tiene la testa tra le mani. E la prima cosa che Davide ha detto, un colpo mi ha portato da questa parte. Poi, parlando ancora, un ultimo dell'anno passato in maniera differente. Allora, io e te non ci eravamo mai viste, tu non mi conoscevi, abitiamo in due regioni differenti, per cui quello che è successo a me tu non potevi assolutamente saperlo. Non potevi sapere che l'ultimo dell'anno del 2020 Davide si è suicidato sparandosi un colpo alla tempia. Qui, cioè diciamo che l'ha fatto poi nel nostro giardino, in fondo al giardino, dove è logico che in inverno uno non ci va. Però tu quando l'hai visto, un colpo mi ha portato da questa parte. Ricordo quel giorno, prima di venire da te, noi avevamo un appuntamento alle 5, che io e Franco, mio marito, che tra l'altro lui, lo psichiatra, non gli dava nessun beneficio perché si faceva anche lui delle colpe, nel senso che la pistola era la sua, regolarmente denunciata, sotto chiave, tutto quello che vuoi, però era la sua, per cui lui si faceva delle colpe per non essere stato in grado di proteggere suo figlio. Davide aveva 26 anni, ecco, questo forse non l'avevo detto. E quel giorno prima di venire da te, abbiamo pianto appunto guardando delle foto. Quando sono venuta da te, Davide ha commentato quelle foto, cioè dicendo appunto: mamma, guardi sempre disperata tutte le mie foto con la disperazione negli occhi e nel cuore chiedendoti perché. E io infatti avevo guardato la foto, ah no, prima però parlava, scusa, di un bacio sulla guancia e io infatti avevo guardato quella foto dove lui mi dava il bacio sulla guancia. E poi parlava con suo padre chiamandolo Papo e dicendo appunto: io sarò sempre vicino a te, ti sosterrò e il mio braccio sarà sempre attorno alle tue spalle. E anche questa era una foto che avevamo guardato. Per cui, poi se ti ricordi, e questo è solo stato l'inizio, per cui immagino dopo quando abbiamo cominciato ad avere più confidenza. Cioè, infatti io tutte le volte che vengo da te ti chiedo sempre se tu sei nascosto in casa mia. Se tu ascolti i miei discorsi, c'è cioè una Quel spia perché. giorno, Adele, quel giorno là che poi avevamo fatto il contatto, ti ricordi che mi avevi detto proprio quella frase lì, che era venuto questo tuo amico sacerdote, no? Che lui ha Sì, ripetuto anche le stesse quella. due Cioè, parole. sì, infatti, Don Roberto, il nostro parroco del paese che viene spesso a trovarci perché ecco io quando è successa questa cosa di Davide avevo un po' timore, non sapevo dove fosse finito perché sai c'è anche la religione, no? E invece no, i preti, perché qui ne abbiamo due, Don Mansueto che è quello anziano che ha visto crescere Davide e Don Roberto che è l'altro che anche lui ha conosciuto Davide quando era in oratorio. Cioè, tutti e due mi hanno detto subito: non ti preoccupare, che Davide è già fra le braccia della Madonna ed è là in paradiso, stai tranquilla. Tant'è vero che addirittura Davide loro hanno fatto il funerale con
la signora che suonava l'organo e l'altra signora che cantava, per cui mi hanno trattata veramente. E Don Roberto viene sempre a trovarmi e il 16 di novembre, quando è stato qui, io e lui appunto abbiamo parlato chiedendoci perché Davide ha deciso di suicidarsi in giardino e perché con la pistola. Poi sono venuta da te il 18 di novembre e dopo un minuto che mi stavi passando questo messaggio, hai detto, lui avrebbe detto, no? Vi voglio svelare un segreto che di solito non diciamo. Voglio dirti perché mi sono suicidato nel giardino. E lì appunto ha dato una spiegazione, cioè dicendo che aveva pensato anche al Po, però è un abile nuotatore, per cui e altre cose non ha voluto farle, tipo non so, il treno è così perché aveva detto qualcosa tipo ti distruggi completamente, ancora un altro dolore in più per il genitore. E poi neanche il Po, perché in ogni caso uno si mette magari una pietra. Però avrei dato più, ci sarebbe stato ancora di più l'angoscia del ritrovamento e tutte quelle cose, mentre invece ha voluto rimanere in casa sua, cioè sulla sua terra, sulla proprietà, proprio per Farsi evitare trovare. l'angoscia, per evitare che il suo corpo si deformasse, perché in effetti aveva solo un piccolo buco sulla tempia. E per evitare a noi ulteriore dolore, anche se invece poi cioè, evitare a noi ulteriore dolore, questa è una. Vabbè, il dolore, infatti, come ti dico sempre, tu non mi togli né il dolore né la disperazione, però mi hai dato quella certezza, quella serenità di dire: ok, cioè, è in un posto bellissimo, perché lui dice sempre che si trova in un posto bellissimo, che è vivo, che è felice, che è contento. Quando capita, non so, che io mi lascio un po' andare a una disperazione ancora più forte, come è successo quella volta, mi ha fatto trovare una piuma bellissima, che non so ancora oggi da dove è arrivata sta piuma. Mi fa trovare i cuoricini, cuori in tutte le maniere, in tutte le forme, io continuo a fotografarli. Magari ecco, uso quella padella che piaceva a lui, che usava lui, e in fondo ci trovi il cuore. Cucino il cibo che piaceva a lui e trovo un cuore. Cioè, questi sono segnali che mi dà lui, però tu mi hai dato la forza di capire questi segnali. Infatti, io ti dico sempre: ho fatto l'esempio quella volta con i nostri antenati, quando c'erano quelli che partivano per l'America, quello che non sapeva né leggere né scrivere, e c'era quello che faceva da tramite, che leggeva le lettere che arrivavano dall'America, ecco. E io in te trovo questo, cioè tu sei il mio filo diretto col cielo, ecco. E come ti dico sempre, infatti quando vengo da te ho la registrazione, per 2 o 3 giorni sono impegnata, la trascrizione e poi mi lascio andare sempre alla disperazione. Sto bene solo quando posso venire da te, ecco, perché mi dai l'aiuto, mi dai la certezza che lui c'è ancora, Degli che. appuntamenti con lui, Adele, sono degli appuntamenti con una chiacchierata con lui, poi alla Sì, fine, sì, sono degli appuntamenti con sì, sì. lui. I Certo, genitori spesso certo. dicono questa frase. Perché, cioè, oltretutto, ecco, ti faccio un altro esempio, perché tutte le volte che io vengo da te, le cose che mi dici, cioè, dopo io ho tutti i riscontri, anche nelle date, il 18 di novembre, sempre quel famoso giorno, mi aveva detto che avrei trovato 2 foto di quando era piccolo, un paio di foto di quando era piccolo, che mi avrebbero dato anche un po' di serenità, ecco, avrei ricordato tante cose. Allora, ieri stavo mettendo ordine in questa stanza, qui vedi che c'è un armadio dietro di me, sopra quell'armadio lì c'era una scatola con dentro un televisore e ho detto a mio marito, senti,
Toglielo quel televisore, perché far vedere il televisore, tanto un coso vecchio che non usiamo più, no? Da buttare, far vedere il televisore, allora è andato lì, ha preso, ha tolto la scatola del televisore. Sotto la scatola del televisore c'erano due ingrandimenti di Davide, uno mentre correva in go-kart e un altro fatto, cioè aveva circa 8-9 anni. Che infatti io mi chiedevo dove fossero finite queste foto perché non le trovavo più. E niente, poi sai, era da alcuni anni che probabilmente erano lì sopra, che le aveva messe lì Davide quando ha tolto dalla sua stanza tutte le foto perché lui non voleva niente in stanza, no? E infatti io per fargli un dispetto gli ho messo un'ottantina di foto in stanza. Adesso quando vieni vedrai com'è ridotta la sua stanza. Lo faccio apposta perché gli dico sempre, dai, scendi, vieni, vieni qui e butta via tutto come volevi fare. Arrivano loro, arrivano, si fanno sentire sempre, si fanno sempre vedere, sempre partecipano sempre a qualsiasi cosa, sempre. A Sì, volte non ci facciamo caso, ma è così. io sì, posso solo ringraziare veramente Silvia. Posso ringraziare Silvia che mi ha fatto conoscere te. Posso ringraziare te perché, vabbè, tu sei una persona speciale, che a cui buon Dio penso ha dato questo dono. Per aiutare tutte noi. Infatti, io quando sento delle mamme che hanno perso il figlio, specialmente i figli giovani, che le vedo disperate, vorrei dire a tutte queste mamme: andate dalla Susi, che lei vi fa un attimo sentire un po' di serenità, per un attimo riesce a placarlo questo dolore che. Ah, sì, poi te l'ho detto la settimana scorsa, no, 2 settimane fa. Che Don Roberto mi ha portato a casa il vescovo. È venuto anche il vescovo, il vescovo di Pavia è venuto a trovarci, ha voluto appunto anche lui poi benedire, perché sai che Davide noi l'abbiamo a casa, io l'ho fatto cremare, me lo sono portato a casa, non potrei pensarlo abbandonato, non ce la faccio, insomma, per cui a casa. E col vescovo ho parlato di te. Così come parlo sempre di Don Roberto, con Don Roberto, e in ogni caso cioè, anche loro mi hanno detto: vabbè, la Chiesa non, però, se questa signora le dice queste cose e lei ha questi riscontri, vuol dire che questa signora cioè, ha un dono veramente, cioè, ti ripeto, anche Don Roberto. Sentire dei preti, dei vescovi, così è strano perché la religione è la chiesa del Esatto, mondo. esatto. Infatti io rimango sempre meravigliata perché anche l'anno scorso, il compleanno di Davide, è venuto Don Luca. Luca l'abbiamo visto crescere, era un ragazzino di Pieve. Cioè lui piangeva mentre faceva la messa, la cerimonia per il compleanno di Davide, che ci sarà tra l'altro la settimana prossima, no, tra 2 settimane, il 16 di marzo. Cioè, io infatti dalla Chiesa e dalle persone della Chiesa di Pieve ho avuto tanto aiuto, tanto, tanto. Cioè, ho avuto, non pensavo neanch'io, ecco. E chiunque, perché con loro io racconto di te, perché anche loro mi vedono più sollevata, mi vedono più. Come posso dire, cioè vedono che in me c'è un'altra, un aiuto anche a sopravvivere, a continuare a vivere. Speranza, Adele, perché comunque danno Esatto. tanta speranza, c'è una speranza. Esatto. Infatti anche la mia psichiatra, lei era molto, infatti lei credeva molto in te, anche la mia psichiatra voleva sempre sapere quali erano state le nostre cose, cioè ti ammirava molto, aveva voluto sapere il tuo nome, così era andata a cercarti e anche lei aveva visto il beneficio che mi hai dato in effetti, perché cioè, sei riuscita a togliermi da quel burrone dove, da quel da dove ero finita, non ce l'hanno fatta la psichiatra, ce l'hai fatta tu, perché Ma mi dai sai sempre. perché sono loro, anche io sono semplicemente una pedina, siamo tutti delle pedine, no? Sono loro che comunque danno questa forza,
questa speranza, questa goccia di amore, no? Perché poi alla fine sono gocce, mano a mano arrivano queste cose che si riempiono il cuore e ci danno la speranza, no? Di dire no, c'è un'altra vita, abituiamoci a vivere con loro in un modo diverso, no? Non abbiamo più la fisicità, non li possiamo più stringere, non li possiamo più farlo viverli fisicamente, ma li viviamo comunque con l'anima, che è una cosa molto più grande che il corpo poi alla fine, no? Dobbiamo solo Sì. Sì, abituarci un po' a vederne in questo modo. però bisogna sempre anche dire che sei tu questa persona speciale Sì, che sono fai da fortunata. tramite tra noi. E poi la prima cosa che mi chiedono tutti: quanto si fa pagare? Niente, non vuole niente. Questa signora Susi non vuole niente. Però Cioè. devo dire, Adele, io non chiedo niente, però mi lasciate sempre le offerte, perché Ma sapendo sì, che ho ma i per i gatti, ecco, gatti, per i tuoi però è giusto meravigliosi anche dare il gatti. testo alle persone che vengono da me, perché anche se vengono qui e non chiedo niente, qualcosa mi lasciano sempre. E io Ho mantengo i miei capito. gatti, quindi le offerte Sì, vostre, bisogna dirle ma queste voglio dire, cose. se tu vai da una persona che poi sono quelle che magari neanche sono vere. Ci chiedono fior fiore di soldi, invece l'offerta è proprio una piccola cosa, ma piccola piccola, cioè anche perché infatti tutti mi chiedono: ma quanto si fa a pagare? Niente, cioè la piccola offerta per i gatti, non cifre, ma che quasi quasi c'è da. Cioè, ci sono state delle volte che non le volevi perché magari ti avevo portato un chilo di come si chiama? Una confezione di caffè. Mi dice: no, no, lascia stare. No, beh, allora questa qui è per il tuo gattino, e allora cioè, ti obblighiamo a prenderle. Però sì, io posso solo dire che sei una persona. Anche la prima volta che ti ho visto, hai un sorriso straordinario, hai una bellezza interiore, hai un'empatia che veramente tu meriti ogni bene perché fai tanto di quel bene che io te penso che l'ASL dovrebbe pagarti perché vale Non molto di più degli psichiatri. Almeno io parlo per mi ha me. pagato neanche l'invalidità. Io ho un'invalidità del 90%, non mi ha pagato neanche l'invalidità, figurati te l'ASL. Vabbè, ma io guarda, mi sento tanto ricca anche se sono povera, mi sento tanto ricca che ho tante persone che mi vogliono bene, sono sempre in contatto con loro, i miei animali, cioè io sono già straricca così, perciò guarda, va bene così. Va bene, Ah, va ok, mi bene. sono dimenticata una cosa, ecco, importante, che mi avevi detto tu una volta, pensa a una parola, mettiti d'accordo con lui e vedrai che te la ripete. E in effetti io mi ricordo quella volta che avevo pensato ad una parola che, cioè, era una parola che tra me e Davide c'era perché nel senso che lui me l'aveva detto in un sogno. Non una, 4 volte me l'hai ripetuta nei suoi messaggi quella parola. Io te l'ho detto, io ho tutto scritto, tu non potevi saperla. Lui ha trovato il sistema, ha detto 4 volte la parola acqua in una frase che era la parola che gli avevo chiesto io, acqua. E un'altra volta ho detto fiume e parlava del fiume Po e mi ricordo che hai detto, non so per quale motivo, non è annegato, però mi parla del fiume Po. E intanto ho detto la parola fiume. Cioè, per cui, sì, domani io sono lì da te. Delle Domani certe sono lì da te. prove, sì, è vero. E appunto, non vedo l'ora che arrivi domani perché così mi dai ancora qualche messaggio del mio adorato. Va Io gli bene. volevo un bene dell'anima e non so. Te ne vuoi ancora anche adesso. Viviamoli in un altro modo. Poi Sì, comunque domani ci vediamo. adesso mi dice che me ne vuole tanto, tanto. Certo. Sono più puri dall'altra parte, quando sono vivi, umani, coi figli ci litighiamo anche, no? Di là non litigano mai con noi perché sono talmente puri e non hanno la visione terrena che non riusciamo neanche a litigare con loro quando sono di là. Io litigo con tutti lo stesso, io discuto sempre,
Infatti faccio delle discussioni quando parlo con loro sempre, perché chiedo e qui e là e su e giù, però è un modo di discutere molto amorevole. Va bene, Adele, io ti ringrazio, adesso faccio entrare Cristiana, così racconta un po' Sì. anche lei le sue cosine. Grazie a te, Eh? Susi, E noi ci grazie vediamo domani. mille. Allora, ti Sì. ringrazio a nome di tutti, che è stata molto carina, molto gentile. Poi noi ci vediamo domani, che ci beviamo il nostro caffè. Eh? Un Ok, bacio grazie grande a te e un Susi, bacio a ciao Davide. Alberto. Sì, grazie, grazie. Ciao, Vediamo ciao. domani. Grazie, ciao. Cosa devo fare? Riesci ad uscire tu? Riesci a terminare tu il... No. No, se riesci a farlo tu, altrimenti io cosa devo fare? Devi chiudere il video, perché io non ci Ah, ho riesco. capito. Devi Ok, allora chiudere chiudo tu. e poi rientro. Ok, ciao. Ah, Ok, ecco, ciao. ho mandato Un la trasmissione. bacio, ciao. Allora, beh, Adele è una persona straordinaria, una donna che ha avuto un dolore molto forte come tante altre persone, come tante altre persone. Io la ringrazio. Io adesso volevo che Cristiana è in giro. Ciao Milly, ciao amore, ciao. Ciao Silvi, ciao Katia, ciao Speranza. Se c'è la mia Cristiana, altrimenti la vado a cercare io, vediamo, ma non riesco a fare gli... Ah sì che c'è, aggiungi. Cri, ti ho aggiunto, perché mi hai mandato la richiesta. Vieni. Presente. Eccola. Ciao Ciao amore! Susi. Ciao! Cristiana è la persona più bella, meravigliosa che io ho conosciuto. Sei straordinaria, lo sai che ti voglio bene, noi siamo sorelle, eh? Con i gatti, con i Sorelle. cani, con tutto, con Marta, perché lei è il nostro tramite. Vero. Cristiana è la mia amica di Anzio, siamo diventate amiche appunto prima per questa gattina, no? Ci siamo conosciute con la Mimì, ti ricordi, prima di Mimì e Natale, Miki erano due, Susi. Sì. giusto? Ah, è vero, anche Mimì, è vero, Mimì e Eh Miki, sì, me le ha portate sì, Alice. noi, vabbè, buonasera a tutti, sono un po' emozionata come... Però insomma con Susi sto a casa, quindi questo è. E sì, noi ci siamo conosciute qualche mese prima per questioni di gatti, quindi parlavamo solo di gatti, io con Susi. L'ultima mia figlia Alice le portò questi due gattini e quindi c'era un rapporto, ecco perché io sono diciamo una volontaria, aiuto i gatti randagi del mio paese, sono di Anzio, in provincia di Roma e sono arrivata a Susi così, insomma, per cercare adozione a questi due proprio gattini che non voleva nessuno. Poi è successo quello che è successo il 15 aprile, che la mia primogenita Marta ha scelto di tornare a casa. Vabbè, vi lascio immaginare, adesso non voglio neanche raccontare, perché insomma non riesco, però ecco, quello che voglio raccontare invece è che... In preda al dolore, poi stavo sotto psicofarmaci, non connettevo, insomma, chi l'ha provato mi può capire. Non so come ho fatto il giorno dopo, tornavamo da Roma perché Marta viveva a Roma, avevo davanti il carro funebre e dietro eravamo noi, prendo il telefono come un automa. Proprio come un automa, proprio guidata perché potevo pensare a Susi, di cui non sapevo nulla di queste sue doni e di questa sua attività di servizio per chi soffre. E non so, come un automa ho preso questo telefono e ho fatto il suo numero. E non so come mi sono uscite le parole perché io non riuscivo a parlare, non riuscivo proprio. Ero come in trance e le ho detto quello che era successo veramente in due parole. E lei mi disse: "Guarda, non mi raccontare niente, non mi dire niente, vediamo se arriva qualcosa." Io nemmeno ho pensato lì per lì che cosa doveva arrivare, perché ripeto, io di lei non sapevo che lei mandava messaggi, che era un tramite col mondo spirituale. E ho abbassato il telefono, però
voi immaginate che quando succede veramente una disgrazia del genere, tu chiudi proprio le porte al mondo. E invece io, come un'automa, ripeto, ho chiamato lei. Dopo, penso, un paio di giorni, mi ha mandato il messaggio, il primo messaggio, Susi. E lì c'erano già delle prove evidenti, cose che lei non poteva assolutamente sapere perché non avevo mai parlato di lei con le mie figlie. Poi ecco, lei ha conosciuto Alice solo quel giorno quando col treno è partita da Roma e è arrivata a Piacenza con questi due gatti, ma per il resto lei non sapeva nemmeno l'esistenza di Marta. E poi nel tempo ne sono arrivati altri e ci siamo davvero molto legate con Susi. Io non ne posso fare a meno, per me proprio fa parte della mia famiglia. Tanto che per lei e per tutti noi e anche per tutte le mamme che stanno in questo dolore, ho organizzato più volte a casa mia ad Anzio degli incontri con le persone che la volevano appunto incontrare. Ho messo a disposizione la mia casa. Quindi adesso non so se chi mi sta ascoltando, magari anche qualcuno di Roma, insomma, ecco. Ho spiegato anche che non l'avevo magari mai fatto perché magari alcuni pensano che io faccio la sua segretaria o chissà cosa, invece niente di tutto No. questo. È sempre è un rapporto che si è creato davvero di grande amore perché nel tempo io poi a Susi non ho, a parte quel giorno che non so nemmeno io come, ma io non ho mai chiesto nulla, lei lo sa, io non ho mai chiesto un messaggio. Non ho mai, non ho mai approfittato, tra virgolette, non è neanche il termine giusto, perdonatemi se, ma non ho, ecco, non ho mai chiesto perché amo mia figlia come tutte voi mamme e amo anche la sua libertà. L'ho sempre rispettata quando era viva e la rispetto adesso che è ancora più viva, perché lei adesso non è morta, ma lei è ancora più viva, siamo noi morti. Però Marta arriva quando deve arrivare, eh. Marta arriva Come sempre in mente. arriva Marta arriva sempre. sempre Difatti, all'inizio. ho fatto questo discorso preparatorio proprio perché magari volevo raccontare un paio di episodi più significativi, ma ce ne sono stati tantissimi. Perché Susi, diciamo, è un tramite, lei lo dice sempre, è una persona onesta, non si dà le arie, non si sente la più umile degli umili. Si pone davanti al dolore con una sensibilità e una delicatezza fuori dal comune. Però non so come, perché comunque poi decidono tutto lassù, noi non decidiamo nulla. Il mondo spirituale, adesso mi sono completamente affidata a lei e a tutte, e al mondo spirituale, perché penso che tutto quello che ci accade è perché loro lo vogliono. Mi sento protetta perché la puntualità con cui Susi mi fa proprio capire che loro sono proprio vicini a noi, ho avuto insomma delle prove. Allora, insomma, come la signora Adele che mi ha preceduto, noi siamo proprio nella disperazione perché comunque ci mancano. Marta era la mia prima figlia, l'ho avuta a 16 anni, siamo cresciute insieme, era una ragazza bellissima, solare, non... Insomma, aveva un lavoro, aveva insomma tutto quello che in maniera terrena le persone possono desiderare. Però evidentemente questo non era così, perché la sua vera casa era lassù e lei poi comunque lei ha scritto, ha lasciato scritto, quindi ha lasciato tanti diari. Abbiamo fatto proprio un'opera io con le altre ragazze, perché lei era la prima, ne ho altre, ringraziando Dio, altre due. E abbiamo fatto un'opera di ricostruzione di tutti i suoi scritti, era una persona molto colta, molto, molto spirituale, sembrava molto esuberante e estroversa, invece no, perché quello che poi lei pensava, sentiva, lo teneva tutto per sé, tanto che poi è sfociato in quello che ha fatto, nella sua decisione è stata molto lucida. Però ecco, nei momenti miei in cui stavo proprio più male, puntualmente al telefono mi arrivava un messaggio di Susi, senza che io chiedessi nulla, neanche dentro di me.
Uno dei più forti, poi comunque a Marta scrivo, ho un diario, scrivo sempre le mie cose, i miei pensieri. E 2 giorni prima, credo, avevo scritto una frase, insomma, adesso non me la ricordo proprio testualmente, però che diceva, io mi sento come se fossi vuota e ho proprio una caverna scavata dentro di me. Una cosa del genere, tra le tante cose che l'avevo scritto quel giorno. Dopo 2 giorni in cui io stavo davvero male, la sera alle 9 mi arriva il messaggio di Susi. E che come Adele, anche io trascrivo tutti i messaggi di Susi perché li rileggo nel tempo, lei lo dice sempre. Rileggeteli, anche magari le date che dice, che dice, i nomi. Comunque c'è sempre tutta una logica loro che noi al momento magari non possiamo sapere. Quindi questo messaggio che mi arriva quella sera esordisce così. Mamma, io so della caverna che si è scavata dentro di te. Io ce l'ho incorniciato quel messaggio. Cita espressamente la parola che io avevo scritto, perché poi quello che io scrivo a Marta, logicamente, è una cosa mia e sua, nessuno lo sa. Un'altra volta stavo malissimo, anche il dolore poi si sa, ti flagella anche fisicamente. Stavo con degli spasmi proprio alla pancia, fortissimi, avevo anche rimesso dato di stomaco, così. Mi arriva sempre un messaggio perché non posso dire che non so come Susi lo fa, perché io lo so che, come lo fa, so che lei è collegata, c'ha questo dono che è collegata con loro lassù. E questo messaggio mi dice, insomma, nel messaggio Marta mi dice che mamma, queste tue viscere che sono così sconvolte. Io vorrei portare pace alle tue viscere. E io stavo proprio, il dolore si era concentrato lì quella sera. Insomma, ecco, di queste, ma tante altre cose, che adesso queste sono le più eclatanti che mi vengono in mente, però Susi per me mi ha insegnato a sopportare meglio il dolore, come diceva proprio Adele. Io già ero predisposta. Sono sempre stata poco terrena, molto fatta un po' a cavoli miei, con il mio mondo, amo gli animali, come posso dire, le mie figlie le ho cresciute con la libertà, le ho amate e le amo tantissimo, sono solo loro la mia vita. E quindi accettare che lei fisicamente non avrei più potuto toccarla, parlare, perché poi lei aveva una versione delle cose tutta sua, cioè a noi lei manca tantissimo, perché era unica, non perché era mia figlia, non mi sono mai vantata delle mie figlie, però era davvero una persona molto particolare, che quando entrava nella stanza, la stanza non era più la stessa. E quindi ecco, Susi mi ha fatto ancora di più avere conferma che comunque loro sono vivi, presenti e che questa non è la vera realtà. Io vivo, continuo a vivere per le altre due, continuo a vivere perché comunque sono una persona aperta agli altri, provo compassione e pietà faccio la maestra di scuola dell'infanzia, quindi sto sempre in mezzo ai bambini, quindi a me bambini, animali, persone in difficoltà hanno sempre tanto risuonato dentro di me, ho sempre basato la mia vita sull'aiuto agli altri e quindi quello che sono adesso, proprio perché ho dovuto vivere e mai avrei immaginato di vivere il suicidio di mia figlia. È un po' una propaggine di quello che già ero prima, forse dentro di me la mia parte più profonda e più animica, forse già lo sapeva, già era preparata a questo. So che magari posso dire una cosa forte, ma per me almeno è così. E quindi per me Susi, come posso dire, fa parte di questo mio mondo che è solo mio, è il tassello che mancava
Penso che Marta e Susi parlano molto tra di loro quando lei fa i viaggi, ogni tanto cambia la canzone nella radio, che ne so, tante cose potrei raccontare. È presente quando muoiono i gatti perché Susi ne ha tanti e adotta tutti gli ultimi, quelli malati. Tanti gatti che Susi ha perso, lei mi ha raccontato che Marta li ha accolti lassù. Perché lei comunque amava anche molto gli animali, quindi sono creati questi legami che non sono legami terreni. Io con Allora, Susi adesso do, credo che ci sono. Cristiana, ti dico una cosa, Occhiolino che è cieco, io ho visto che Marco qua ha fatto un salto sul divano soffiando perché Marta lo stava accarezzando, hai capito? È qui anche adesso. E a proposito dei gatti che mi viene a prendere, ti ricordi l'episodio di Emily, Beh, certo. la certosina che mi aveva detto. Raccontalo, Susi, Sì, raccontalo. avevo questa gattina che mi ha dato Gaetano, quello di San Felice, un volontario straordinario anche lui, mio carissimo amico. L'avevo adottata che arrivava dalla Spagna, dalla Terreras, una gattina felpa, perché Cristiana sa che io mi regalo sempre gatti felpa, perché nessuno li vuole. Poi è no normale che li accompagno, perché è sempre una sofferenza con questi animali. Mi sta male da un momento all'altro, dopo 5 anni e mezzo che ce l'ho. E devo chiamare la veterinaria sabato sera perché mi venga a sopprimere Emily. Marta il giovedì era venuta a dirmi che lei avrebbe accolto la mia Emily, però io non mi aspettavo di sopprimerla il sabato perché non stava così male. Ho chiamato la veterinaria alle 9:30, ce l'avevo coricata sul divano. Mette l'ago in vena alla mia gattina. Scusatemi, viene ancora il magone perché è stata, a parte la cosa che ha fatto Marta, che per me è stata straordinaria e mi ha aiutato in quel momento. Mette l'ago nella zampina alla gattina. Emily si gira. Emily aveva gli occhi gialli, verdi, verdi, ha gli occhi neri. Marta ha gli occhi neri. La veterinaria ha visto questa scena, non c'ero solo io. Aveva queste pupille nere, non aveva più il colore dei suoi occhi. Marta mi ha detto: sono qui, stai tranquilla, ci sono io. Perciò anche visivamente quante prove. Poi Marta, a volte mi capita, no? Con delle entità che facciano, si comportano, non tutte si comportano così, ma non è perché hanno delle preferenze, perché probabilmente ho un legame particolare in quel momento con loro, no? Penso che sia così. Ma Marta è straordinaria. Il vestitino nero, il cuore davanti al bagno, col caffè, ti ricordi? E la canzone. Ha dato tantissime, Marta, ha dato delle prove straordinarie. Anche perché tu sei straordinaria, non dico che tutte le mamme, tutte le persone lo sono nel dolore, assolutamente. Però tu Infatti, io hai questo volevo dire, Susi. questa strada, è un amore che è infinito. Cioè, lo dico proprio, te lo dico senza fare nessuna differenza con le altre mamme. Ma tu hai Certo. una dignità e un cuore che è straordinario. Io quando vengo da te, vado da mia sorella e vado dalle mie nipoti, cioè tutte e tre. Hai pure Io avanti. questo volevo dire alle altre mamme. Ormai noi non possiamo, non saremo più quello che eravamo. Io lo dico sempre, cioè nella nostra vita, nella mia vita, cioè io la chiamo sempre AM, avanti Marta, DM, dopo Marta. È così, non, è qualcosa che non possiamo cambiare noi. Però quello che vorrei suggerire, come posso dire, è di non chiudersi nel dolore e nella disperazione, perché così il dolore si spreca. Io l'ho sempre, io dopo i primi tempi in cui non connettevo, però ho avuto proprio questa, come posso dire, proprio questa illuminazione, questo dolore che ci hanno comunque dato i nostri figli, perché non ce lo possiamo negare, non lo dobbiamo sprecare, ma lo dobbiamo trasformare in nuovo amore proprio per loro e per tutto il dolore, perché non siamo, il nostro dolore non è unico. Il mio è unico, certo, perché io sono la mamma di Marta, ma c'è Adele con Davide, mi sembra. Ne ho conosciute tante di mamme in questi
34 mesi, perché adesso ad aprile, il 15 aprile sono 3 anni, ne ho conosciute tante e ne ho viste, ho visto tante reazioni, chi si chiude, chi non si alza dal letto più, chi maledice, chi si colpevolizza. Io potrei stare qua a parlare le ore, ma non voglio adesso prendere il tempo, però è importante questo, apritevi, apritevi, solo facendo del bene potete comunque modificare, non sprecare questo dolore, perché adesso comunque loro stanno bene, non vorrebbero più ritornare qua. E noi mamme lo sappiamo, adesso cioè, la morte non ci fa più paura, noi siamo, saremo quasi contente quando ce ne andremo, perché sappiamo, abbiamo la certezza che ci saranno loro ad accoglierci, ci saranno loro, questo non, cioè, è una cosa di cui io non ho dubbi. Quindi perché questo poco tempo, tanto che ci è rimasto, tanto lassù un giorno per loro è un decimo di secondo, perché lo dobbiamo sprecare? Perché ci dobbiamo addolorare, strappare i capelli? Tanto il dolore adesso è il nostro migliore amico, non ci abbandonerà mai, però dobbiamo cercare di trasformarlo. Questo è importante, è un messaggio che voglio mandare, perché siamo tutte gocce, però goccia dopo goccia dopo goccia. Così, ecco. Quando poi è successo, dico l'ultima cosa molto velocemente, io scrissi qualche mese dopo una lettera al Fatto Quotidiano, parlando del suicidio, del suicidio e dello stigma che accompagna tutti i suicidi e le loro famiglie. Io, a differenza di Adele, mi hanno organizzato il funerale perché io non ero in grado di intendere. E lì il prete non è venuto neanche a darmi le condoglianze, né a me né alla mia famiglia, neanche a darmi un abbraccio. Tanto che dopo me sono andata a cercare un prete, invece, vero prete, però non ero in grado di scegliere la chiesa in quel momento, penso che possiate comprendere. E quindi scrissi una lettera proprio per denunciare questo stigma che, diciamo, racchiude insomma un po' il suicidio. E dopo questa mia lettera sono stata contattata dalla vice direttrice del Fatto Quotidiano che partendo dalla storia di Marta fece un'inchiesta sul fatto che è durata parecchi giorni. Un'inchiesta perché lei mi disse: Cristiana, la tua lettera ha avuto non so quante migliaia di visualizzazioni e di commenti. Noi al fatto siamo rimasti impressionati. È stata la lettera più condivisa. Io scrissi veramente 4 parole di denuncia e di condanna, anche perché comunque Marta assumeva psicofarmaci, l'ultimo, insomma, quindi anche questo abuso, denunciavo i medici curanti che diciamo prescrivevano questi psicofarmaci senza un controllo, insomma, tanto che Maddalena Oliva, che appunto che è la giornalista, fece un'inchiesta molto molto forte. Quindi tutto questo che vi sto raccontando è proprio per farvi capire che delle reazioni al dolore io le ho avute e sono state anche quelle che mi hanno aiutato. Perché la parola suicidio fa paura, anche nella stampa, quando succedono queste cose, c'è un trafiletto, soffriva di depressione, aveva litigato con la fidanzata, ha perso il lavoro, ma non è così, le persone non si suicidano perché noi dobbiamo incasellare tutto, c'è dell'altro, è stato già deciso, lei lo sapeva, io nei diari l'ho letto questo. Lei già a 20 anni lo scriveva ed era felice, era laureata, viaggiava, ha avuto tutto quello che voleva, era bella, era piena di corteggiatori. Cioè, eppure a 40 anni l'ha fatto. E lo fanno spesso le persone come lei. Le statistiche lo dicono. Sono andata a parlare con Pompili, che è il massimo suicidologo italiano, il professor Pompili a Sant'Andrea. Insomma, ho cose che comunque lì per lì mi hanno sorretto, come dice una mia amica che ha perso anche lei l'unico figlio, così troviamo i puntelli, dobbiamo trovare i puntelli per non
cadere e non rialzarci più. Però ecco questo, concludo così il mio intervento, ringraziando Susi per essere presente nella mia vita, come davvero una sorella, e ecco, esortando le mamme ad aprirsi, a non sprecare il dolore, perché il dolore è prezioso. E soprattutto attraverso il dolore che diventiamo persone più vere e più profonde. Grazie. Grazie a te Cristiana, grazie, hai parlato benissimo come sempre. Penso che siano arrivate molto le tue parole, che sono parte molto chiare, ma sono state dette col cuore. Hai detto la cosa più giusta che si potesse dire, non dobbiamo proprio sprecare il dolore, tutto va usato nel modo giusto e con E il grazie a cuore. Marta. Adesso mi fumo proprio una sigaretta, Susi. Anch'io dopo. Ciao amore, ciao, ci Ciao, vediamo come devo presto, ciao, fare? grazie. Diana, grazie, grazie, Un grazie saluto a tanto. tutti. Ciao, ciao. Ciao, 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 Devo capire come si la toglie adesso. ciao. Fai Un tu saluto. perché io non sono capace. 1:00. Ditemi l'orario che non voglio portarvi via tutta la serata. Allora, io ringrazio queste due mamme con il cuore, a parte che voglio molto bene a tutte e due, ma poi penso che queste parole servano. Voglio specificare una cosa, perché sempre dico che non faccio contatti a distanza ed è vero. A volte mi arrivano i messaggi così con persone che conosco o di cui, non lo so, guidano loro questa cosa, perciò mando le due parole, no? Per dire. Non potrei farli a distanza, ve lo dico, non è che non arrivano, io con loro sono sempre in contatto, a volte non sono, non so chi sono, però ho sempre qualcuno con cui parlare. Il problema è che se io dovessi fare contatti a distanza, io ho pieno di gente tutti i giorni, ho la mattina che la dedico ai miei animali perché devo per forza comunque tenere una casa in affitto molto grande, di conseguenza. Ho le mie cose da fare, io vi dico che vedo pochissimo la mia famiglia, perciò non posso fare contatti a distanza per quel motivo lì. Poi dico anche un'altra cosa molto importante, il contatto diretto, quando tu sei qua, tu senti chi c'è, perciò diventa un collegamento ancora molto più importante, ho molto rispetto di quello che faccio. Poi quello che decidono loro. Io lo accetto se loro decidono di darmi un messaggio, è normale che io lo riferisca, però non faccio contatti a distanza proprio per questo motivo. Io sono le 10:30 quasi. Io vi abbraccio tantissimo, mi ha fatto molto piacere questa diretta perché sentire queste due mamme, ma non perché hanno elogiato me, non è quello lo scopo di questa diretta, lo scopo della diretta, di queste testimonianze è proprio di dire se ci sono delle testimoni che hanno comunque dei forti dolori che hanno provato sulla propria pelle. Ce ne sono tanti, ne avrei tante persone che potrebbero, però queste due mamme sono quelle che mi sono venute in mente. Probabilmente i figli hanno detto vai, no, andate, poi ce ne saranno tante altre. Ho conosciuto una mamma di Verona, si chiama Barbara, che ha avuto una lunghissima malattia con suo figlio, figlio giovanissimo, e per me è straordinaria, cioè lei non è ancora in grado di parlare su questo perché è successo da poco e non riesce a parlarne, secondo me. Perciò non gliel'ho chiesto per quello, ma ci sono tante persone che, e non solo mamme, persone, figlie come Speranza, che la prima volta che l'ho vista piangeva disperata per il suo papà. Il dolore non è che si misura, no? Non è che si misura con chi se n'è andato. C'è, il dolore c'è. Poi una mamma, soprattutto con un figlio suicida, è diverso, è molto più intenso e più forte e da metabolizzare in un altro modo. Perciò vi abbraccio, vi ringrazio, ringrazio ancora Adele e Cristiana perché sono straordinarie. Vi abbraccio, ringrazio Anna e Enrico, vi voglio bene e alla prossima.
Ciao, buonanotte. Ciao.